Soverato nella sua meravigliosa estate ha vissuto oggi un viaggio fino nel Medioevo e poi stasera forse torna nel futuro, perché dopo i gravi fatti, la violenza di cui hanno parlato tutti i media, la giovane lavoratrice stagionale addirittura picchiata, si è tornati a un presidio di democrazia qui proprio davanti al locale dove è accaduto tutto ciò, un presidio di democrazia, e noi abbiamo Giorgia Rizzo di Potere al Popolo che ci dice, insomma, qui pensiamo sempre agli imprenditori, ai ricchi, a chi ha tante idee, però il lavoratore ce lo siamo dimenticati. Sì, infatti quello che lei diceva, oggi siamo qui a questo presidio lanciato dall'USB per denunciare questo fatto che giustamente è passato alle cronache, una lavoratrice, una ragazza che è stata barbaramente pestata dal suo datore di lavoro perché semplicemente chiedeva di essere pagata per il lavoro svolto qui al ristorante dove siamo adesso. È un fatto gravissimo che purtroppo dimostra quello che già si vede e non si vede soprattutto tutti i giorni, ovvero lo sfruttamento e l'arroganza anche di tanti datori di lavoro, di tanti imprenditori che però balzano alle cronache spesso perché appunto si lamentano del fatto che manchino giovani, manchino lavoratori per il reddito di cittadinanza, a quanto dicono. La verità è che noi vediamo è che nessuno giustamente accetta di vivere in queste condizioni, di lavorare sotto ricatto e di veder calpestata la propria dignità, e si parla tanto di sicurezza, ma noi qui non vediamo invece la sicurezza negata dei lavoratori. Però Giorgia, lei è giovane, ai miei tempi se fosse accaduto negli anni 60-70 una cosa del genere, ora il lungomare sarebbe pieno di persone anche un tantino arrabbiate. Io ne conto molte, ma non moltissime. Come mai? Purtroppo questo è vero, ma è anche vero che è un po' il rischio è che la situazione sia così normalizzata, perché è così frequente lavorare per salari da fame che appunto non ci si renda neanche conto di quanto invece le cose potrebbero essere diverse se ci organizzassimo e se denunciassimo quanto appunto accade tutti i giorni, non solo quando appunto avvengono questi fatti eclatanti che passano un po' sotto gli occhi di tutti, ma anche quando molti appunto subiscono lo sfruttamento e la violenza in silenzio. E quindi possiamo concludere dicendo che è bene non abituarsi alle ingiustizie? No, sicuramente, infatti siamo qui proprio per questo, per denunciare questo fatto e organizzarci per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per i diritti di tutte e tutti. Grazie. Grazie. E quindi una manifestazione sul lungomare Europa di Soverato abbastanza partecipata. Noi però vogliamo chiedere a chi non fa parte di partiti, a chi non fa parte di organizzazioni sindacali, se ti chiedessero di lavorare 12 ore e pagarti un'ora e pagarti poco, tu che sei giovane, cosa diresti? Purtroppo il rischio spesso è tendere a dire il sì, perché spesso si vende la dignità pur di magari riuscire a, non lo so, a trovare qualche lavoro, però quello che vogliamo combattere è cercare di almeno basare i rapporti lavorativi sul rispetto della figura dell'essere umano prima di tutto, che sta mancando. E quindi un po' come quelli che hanno detto meglio il gas che la libertà in Ucraina, voi dite meglio il lavoro che la democrazia. Non è giusto, però spesso i giovani e chi magari è in posizioni più fragili a livello della società magari tende a dire di sì, però poi quello a cui si va incontro è questo. Però vi aspettate che la politica e gli adulti vi tutelino? Lo pretendiamo, non lo aspettiamo, è proprio una pretesa questa, perché è il nostro diritto in quanto cittadini e in quanto appunto esseri umani, quindi... E ad organizzare il flash mob, l'unione sindacale di base, noi abbiamo Tonino Iritano in rappresentanza però di tanti che sono venuti qui con le bandiere. Insomma, io voglio essere pagato per il lavoro, la risposta sono le botte. Beh, diciamo che noi siamo solidali con tutti i lavoratori in questo periodo, perché non è la prima manifestazione che facciamo, come dire, in questo contesto lavorativo. Abbiamo già fatto la settimana scorsa pure sul corso qua a Soverato con una buona riuscita. Il problema è che noi denunciamo da anni questo sfruttamento dei lavoratori. Adesso emerge con forza quello che noi stiamo denunciando, no? Noi pensate che dopo che abbiamo lanciato la campagna, quando è stato un mese fa, abbiamo 141 denunce che ci arrivano. Lo dicevo prima, da San Nicola Arcella a Melito Porto Salvo.
trovo gente che denuncia proprio lo sfruttamento che c'è, gente che denuncia. Noi 2 anni fa abbiamo avuto gente che è andata a lavorare in un locale, in una cucina, ed è stato minacciato con la pistola in testa ed è stato cacciato fuori senza soldi. Noi abbiamo vertenze sulla nostra scrivania che fanno impaurire per la gente che non è pagata, ecco perché siamo qua. La ragazza ha avuto sto coraggio fenomenale, spero che questa cosa ribalti sul piano nazionale e troviamo una soluzione, perché noi partiamo dai contratti di lavoro, loro partono da sto fantomatico reddito che non trovano agenda, ma la gente vuole lavorare, non è che si accontenta con 500 euro, vuole lavorare, vuole uno stipendio di 1000 euro. Tanto tempo fa c'era una vignetta di Altan che diceva tassate il profitto, non il lavoro. È probabile che proprio l'ottica è sbagliata, nel senso che il lavoratore non conta niente, siamo tutti imprenditori. E ormai voglio dire, ognuno cerca di sfruttare quello che è possibile, il capitalismo è questo, voglio dire, il capitalismo vive sulle nostre spalle, indubbiamente, come si fa i soldi? Questi qua, voglio dire, magari avranno una stagione di 2 mesi al massimo, e in quei 2 mesi devono fare tutto lo sfruttamento possibile per poter vivere per tutto l'anno. Tenendo conto che ogni manifestazione deve rimanere nell'alveo della democrazia e della tranquillità, sentivo dire stasera tutti a mangiare gratis, sì, è un revanchismo comunista. Chiamatelo come volete, noi siamo, come dire, noi siamo dei compagni e pensiamo che, voglio dire, chi non paga i lavoratori non ha diritto nemmeno di poter aprire. Quindi stasera siamo tutti invitati al ristorante ad andare a mangiare gratis, tanto non hanno spese, allora che spese hanno? Il personale non ce l'hanno, quindi voglio dire, ci offriranno cena a tutti. E comunque dal punto di vista mediatico, una donna di colore picchiata perché lavoratrice è il top sostanzialmente. A parte, voglio dire, se è di colore o non di colore, in ogni caso la ragazza lavorava con un contratto di 1 ora e ne lavorava 12. Poi, voglio dire, l'atteggiamento che hanno tenuto, santo Dio, ci hanno fatto ribaltare a Calabria, cioè, non ci sono parole, onestamente dovrei dire altre cose, però in televisione forse è meglio contenersi. E allora i sindacati tutti sono dalla parte dei lavoratori? Questo c'è qualche dubbio, noi siamo l'organizzazione sindacale dei lavoratori, noi siamo l'organizzazione sindacale di base, gli altri si sono svegliati adesso, è successo adesso, con l'iceberg della ragazza, noi siamo, come dire, costanti nella nostra attività, dalla mattina alla sera. Grazie. A voi. Questa sera al chiostro di Sant'Andrea, delle suore di Sant'Andrea, abbiamo avuto modo di conoscere la rivista Esperide con il direttore, il professore Mario Panarello, nell'ambito della presentazione del busto di re Ferdinando II di Borbone dal legno, dalla versione legno alla traduzione in ferro fuso. Ecco, questo è un argomento di cui tratta la sua rivista, che ci ha affascinato questa sera, ci ha fatto scoprire sia la presenza di opere d'arte ma anche di artisti poco conosciuti. Ecco, lei ha parlato prima della Calabria, di una terra meravigliosa da scoprire. Come la racconta lei con la sua rivista? Dunque, è una rivista intanto scientifica, è stata riconosciuta all'Hamburg come rivista scientifica, e questa è una grande cosa. Non sono poi molte le riviste che vantano questo riconoscimento. E lavoriamo molto, facciamo ricerca sul territorio, perché siamo convinti che la Calabria ha tanti aspetti, ha tante figure, tanti episodi, ma anche interi periodi, interi momenti della storia che devono essere riscoperti, rianalizzati, ristudiati. Certo, la ricerca è, come dire, in divenire. Però è importante per porre dei punti fermi, e soprattutto è uno strumento utile sia per chi lavora sul territorio, ma soprattutto per chi dall'esterno della regione si approccia agli studi, diciamo così, che vengono prodotti in Calabria o dedicati al patrimonio artistico calabrese. Ovviamente la rivista è aperta anche al territorio meridionale, e con una sezione di confronti va anche oltre il territorio calabrese. Quindi lavoriamo, come dire,
in modo, come dire, costante su questo, su questo, su questi su queste tematiche, a volte proprio rimettendoci anche di tasca sì, nostra. Ci ha colpito l'investimento in cultura in Calabria, sì, però non avviene in questa direzione. No, spesso si è no, il politico spesso chi ha, diciamo così, la possibilità di contribuire in modo concreto a supportare queste imprese non si rende conto dell'importanza del lavoro che si fa. E bisognerebbe essere più lungimiranti, avere più sensibilità, sensibilità che sempre più viene meno in una società che viaggia su altri canali sostanzialmente. La regione ha bisogno invece di fermarsi un attimo e di guardare più attentamente al suo patrimonio e di ricucire, di ricollegare questi episodi del patrimonio straordinario che noi abbiamo nella regione. Ecco, mi verrebbe da dire proprio che ancora stiamo parlando di una rivista in carta stampata, cioè non è ancora finita sul virtuale, dove c'è certamente molto di interessante, ma l'arte forse racchiude un suo fascino sulla carta stampata e come viene raccontata. Grazie al professore Vanarello. A Gerardo Frustacci, presidente della Proloco di Sant'Andrea, ecco, chiediamo questo inizio dell'attività estiva del 2022, come sta andando e soprattutto che programmi hai messo in campo. Sì, anche quest'anno, specialmente quest'anno che c'è stata la possibilità di poter programmare e realizzare qualcosa di più, la Proloco ha messo in campo un bel programma, devo dire. Non solo rivolto al divertimento puro, seppur ci sono delle serate che sono dedicate al divertimento, alla socialità, allo stare insieme, alla musica folk ed etnica, però abbiamo confermato anche attività di tipo culturale che stanno avendo un bel riscontro, come le visite guidate. Già sono andate via le prime due visite guidate di luglio, ce ne saranno altre quattro nel mese di agosto e soprattutto la gente è molto interessata perché il sottotitolo che abbiamo dato a queste visite guidate alla scoperta di tesori nascosti fa scoprire veramente dei tesori, delle perle che sono incastonate diciamo in tutto il territorio di Sant'Andrea. Chiaramente poi abbiamo presentato anche dei libri, ne presenteremo qualcun altro nel mese di agosto. Oggi abbiamo realizzato, secondo me abbiamo acceso un faro su uno diciamo dei beni artistici industriali che abbiamo a Sant'Andrea, che è il mezzo busto di Ferdinando II di Borbone e devo dire forse poco conosciuto, però Sant'Andrea è uno dei pochi comuni calabresi ad avere il mezzo busto in ghisa per effetto di quella che è stata la fusione nelle fonderie di Mongiana. Grazie anche al professore Domenico Pisani che ha condotto lo studio sul nostro busto e che ha portato gli altri due, il modello in legno e una riproduzione anche in gesso, per cui abbiamo avuto oggi sia il mezzo busto, diciamo, in ghisa, quello tosto, insomma, tanto per dirla così, più abbiamo avuto il modello in legno e una riproduzione in gesso. Devo dire che il professore Domenico Pisani è molto attento a quella che è la realtà culturale e artistica di tutta la Calabria e poi in particolar modo di questa zona. Abbiamo avuto anche il piacere di avere come ospite e come partecipato a questa manifestazione il professore Mario Vanarello, che è il direttore responsabile della prestigiosa
rivista Esperide, che secondo me dovrebbe essere meglio considerata dai calabresi, perché in effetti in questa rivista vengono messi in risalto tutte quelle che sono le opere artistiche del 500, 600, 700 fino al 900 calabrese, di artisti illustri che forse nemmeno noi conosciamo e che invece hanno un ruolo e una dimensione di un certo livello nell'ambito del panorama artistico nazionale. Quindi la Proloco chiaramente ha questo compito. Abbiamo delle realtà valide, belle, il paesaggio, la storia, la cultura nel nostro territorio. Noi cerchiamo ad ogni occasione di accendere un faro per poter mettere in risalto le bellezze e far venire la gente, no? Far gustare ai residenti, ai non residenti o anche ai turisti le bellezze, oltre che paesaggistiche, artistiche di Sant'Andrea. Bene, proprio nell'ambito di questo evento organizzato alla Proloco di Sant'Andrea, il professor Domenico Pisani, ecco, ci ha illustrato il busto di Re Ferdinando II, dalla sua, sua forma lignea a quella poi la traduzione in ferrofuso, ma anche la figura di Venanzio Pisani, che forse non è conosciuto ai più, e soprattutto le sue opere, che invece sono sparse un po' in tutte le chiese, abbiamo scoperto, ecco, sarebbe il modo tramite lei di conoscerlo meglio. Sì, la scoperta di questo busto è una scoperta sostanzialmente archivistica, perché all'archivio di Stato di Catanzaro è stato ritrovato un documento che lo assegna a Venanzio Pisani. Quindi in occasione dell'arrivo del re, siamo nel 1833, per l'inaugurazione della fonderia di Ferdinandea, fu realizzato questo busto, prima in legno, poi tradotto in ferrofuso, quindi in ghisa, proprio per essere collocato all'entrata della fonderia di Ferdinandea. Fu scelto uno dei più importanti scultori lignei serresi dell'Ottocento. Era nato nel 1800, morì nel 1878, nel 33 aveva appunto 33 anni, quindi era abbastanza giovane, ma comunque abbastanza maturo, perché era stato all'Accademia di Belle Arti di Napoli, allievo di Costanzo Angelini, quindi ha avuto un professore importante che lo aveva formato, fu pittore e scultore e fu il più forse importante pittore di ritrattista di tutta una zona che è quella delle serre, che ha due versanti, sia quello ionico che quello tirrenico, che sono piene, sparse, almeno in tutti i paesi, in tutte le famiglie importanti, di suoi ritratti, diciamo, dedicati alle persone che morivano e quindi per tramandarne le fattezze si facevano questi ritratti. Le statue lignee invece sono un discorso a parte, perché lavora sulle statue lignee, pensate, da Santa Eufemia da Spromonte, che è forse il posto più lontano in cui sono state ritrovate opere sue, fino addirittura alla provincia di Cosenza, quindi tutta la vecchia Calabria Ultra, una volta si chiamava così, è tutta disseminata di opere di Venanzio Pisani. E qui a lei però mi permetto di fare anche una domanda di carattere storico, non solo di storia dell'arte. Ha parlato della fonderia di Ferdinandea, ma ci può dire cos'era questa fonderia e soprattutto cos'era la società sotto i Borboni? Sotto evidentemente perché si era dei sudditi, ma era davvero una civiltà industriale ed era avanzata e forse con l'Unità d'Italia ci abbiamo rimesso? Non so qual è la sua posizione in questo senso, ma io la domanda gliela rivolgo lo stesso. Io non volevo cadere in questa trappola, per la verità, perché mi occupo di storia dell'arte e non di storia, però ovviamente mi sono fatto una mia opinione. Certamente in quel momento la fonderia di Mongiana funzionava a pieno regime e aveva bisogno di supporto, e questo supporto fu creato a Ferdinandea, dove c'era comunque una vecchia ferriera che fu rimessa in funzione, quindi un altro forno ulteriore che si chiamava Alto Forno Sant'Antonio, prese a funzionare appunto nell'anno 1833. Quindi se la ferriera funzionava, la produzione non solo di armi ma anche di oggetti di uso comune era abbastanza sviluppata. Quando arrivò l'Unità d'Italia ci fu una concorrenza spietata, perché altre fonderie, altre ferriere erano sparse sul territorio nazionale. Sicuramente quella di Mongiana
non aveva su tutte le strade comode per arrivare verso Pizzo o verso Soverato, dove si poteva imbarcare, che ne so, il manufatto e per spedirlo in tutto il regno. Mentre, che ne so, all'isola d'Elba era completamente diversa la situazione. C'erano ovviamente la concorrenza fu spietata, la concorrenza economica fu spietata e Mongiana decadde. Decadde anche perché poi Achille Fazzari fece delle speculazioni anche, possiamo dire, sbagliate e quindi non ci fu storia più per Mongiana. Ma quando Mongiana agiva in regime di monopolio sul territorio del Regno di Napoli, insomma, il discorso era diverso. Era un'altra Calabria, senza dubbio. La calibreria ormai per me è un appuntamento fisso, parlavamo con Marcello Commisso, siamo arrivati alla sesta serata, ma sono tutte eccezionali, come quella di stasera dove il dottore, scrittore, poeta Marcello Vitale ci presenta La bolgia dei dannati, un altro legal thriller emozionante e che abbraccia tante tematiche. Ebbene sì, in effetti sono diverse le tematiche, innanzitutto il libro è un libro, diciamo, di attualità, molto attuale, perché in sostanza si svolge proprio, diciamo, nel periodo della pandemia, la prima fase della pandemia, insomma, ecco, e il procuratore Rasselli, Aurelio Rasselli, ci sono stati altri due libri, due gialli, sempre con questo procuratore, scende dalla città dove era stato procuratore della Repubblica in Alta Italia per diversi anni e, diciamo, torna in Calabria, a Larodi, nel suo paese di origine, e si trova proprio nel bel mezzo di lui, il procuratore, deve indagare, diciamo, di una lotta tra fazioni opposte, dei clan mafiosi, il vecchio capo bastone, il vecchio capo mafia, un certo Don Filippo, e poi l'emergente, insomma, un certo Alessandro Turello, che lo vuole fare fuori, insomma, lo vuole scalzare, insomma. Ecco, e quindi intorno a questo, e il procuratore deve indagare, diciamo, e riuscire, e ecco l'attualità, dato che il figlio, quando è partito dalla sua città del nord, dove era il procuratore, un certo Ugo, non è che studiasse molto, ma sbarrettava con i cellulari e quant'altro, ed è uno che segue i social, lo iscrive a un social, dice: papà, quando poi tu nelle tue, diciamo, pause dal lavoro, magari sei solo, perché il procuratore lascia alle spalle la famiglia fallita, è separato dalla moglie, insomma, anzi divorziato addirittura, e almeno c'hai il social e vai così, un po' ti distrai. E il procuratore, che ha il vizio di indagare, altrimenti non sarebbe un buon procuratore come lo è, e a un certo punto, indagando, scende in profondità e, diciamo, fa amicizia anche con una certa Erminia, una sorta di spirito guida, diciamo, e piano piano scende e, diciamo, trova una sorta di trenino, perché forse non lo si sa, se uno non ha praticato un po' i social, significa domande che si fanno tra di loro, questi follower, questi amici, ecco. E in effetti si trova di fronte, senza lui sta solo a guardare, perché sta attento a non farsi scoprire, che osserva, e, diciamo, riesce a trovare una setta vera e propria, con un certo santone che amministra questa setta, che è una setta che sta sospesa tra una sorta di misticismo, ma anche di scenari erotici, insomma. Ma in alla fine il procuratore trova la verità? E beh, una delle chiavi, diciamo, essenziali per risolvere perlomeno il caso centrale, che è quello della morte a Revolvarate di un camionista, e certamente contribuisce molto l'ambiente di questa setta, dove sono iscritte anche due donne, tra cui una certa Ofelia, va bene, una certa Rachele, che però si contendono lo stesso uomo che poi è il camionista. Però queste si scopre pian piano, ecco, in sostanza, da quella che è una realtà virtuale, cioè una sorta di innamoramento con chat che avvengono in questo social,
poi alla fine escono, è un'occasione, il sorgere si arriva nella realtà vera, la vera realtà. Qui fanno, diciamo, in qualche modo amorazzi vari anche, diciamo, fuori da questi scenari dei social virtuali. Ecco, e questo è uno dei tratti del libro essenziale, cioè che il virtuale è reale, in effetti oggi è questa molto è una giusta osservazione. E questi scenari, insomma, sono molto contigui, collegati tra di loro. E allora la domanda che mi viene più al giudice che all'ottimo scrittore, oggi è 2 agosto, quindi ci sono giudici che alla fine trovano la verità, perché io so che a Bologna ci hanno messo 42 anni e forse ancora non hanno trovato la verità. Qualche giudice alla fine lo la scopre. Guardi, la verità, certo, non è che uno la verità la trova così, insomma, no? Non è che va appeso e uno va e compra, che voglio dire, 3 chili di verità o piuttosto un'altra cosa. E certe volte ci stanno questi grossi processi che effettivamente trovare la cosiddetta realtà, perché guardate, e questo un po' è anche uno dei fili conduttori, è nel romanzo, ma non solo in questo, il mestiere del giudice è un mestiere difficile, perché alla fine si parla più che di una realtà, che la realtà vera, di una realtà processuale, cioè che cosa è stato, si è riuscito alla fine dell'indagine e quant'altro ad acquisire negli atti, e in base a questo deve poi decidere. Tante volte la verità vera, insomma, sfugge. Un po' come la verità del libro virtuale e reale. Quindi, insomma, ecco, e quindi per concludere, o perlomeno per approfondire il tema, trova in realtà pian piano i lussuriosi, insomma, in questa setta, cioè che fanno poi gli amorazzi, oppure anche il poveraccio, magari un pezzente, che però a un certo punto, dato che si usano spesso diciamo identità non note, che non sono le vere identità, quindi si nascondono attraverso nomi di fantasia e quindi si sentono anche al sicuro, e quindi appaiono dei nababbi, il morto di fame, e così un grande onesto in realtà è un capomafia. E così una realtà mascherata, come voi in fondo. E come al solito io vado a disturbare il mio direttore preferito, che fa da moderatore, nonché Gianfranco Manfredi, che è appunto un giornalista di peso al pari di Pietro Melia. Stasera si parla di giustizia, poesia e letteratura. Abbiamo chiesto al dottore Vitale: c'è giustizia dopo 42 anni da Bologna? No, ma non si parla stasera di Bologna, perché se ne parla nelle sedi giuste, opportune, come si deve fare, bisogna ricordare sempre ogni anno. Stasera parliamo di un legal thriller che vede un magistrato scrittore che tra l'altro non a caso per alcuni anni è stato vicino di stanza di De Cataldo, quindi un altro magistrato scrittore, e lui sull'orme di De Cataldo ha scritto 4 romanzi, altrettanti libri di poesie, c'ha una verve letteraria, è un creatore comunque di antieroi. Questa è la cosa bella di Vitale, perché delle persone un po' distaccate, dei magistrati un po' distaccati, bravi, seri, come tutti vorremmo che fossero i magistrati, no? Moderatore è Pietro Melia, non possiamo esimerci dal disturbarlo e la sua pazienza è sempre eccezionale, grazie direttore. Dicevamo magistrati bravi, però se sono bravi, 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 sono anche scrittori, almeno politici. Sì, ce ne sono tanti che vanno in politica e poi però ritornano nelle sedi dove lavoravano. Non va bene, non va bene. La politica deve decidere una volta per sempre. Se un magistrato abbandona l'attività professionale e va, scende in politica, dopo che finisce l'impegno politico deve tornarsene a casa e non a fare più né il giudicante e né il requirente. Com'è questa Bolgia di dannati? Proprio un flash alla Pietro Melia? È un thriller che è ricco di colpi di scena, di grandi avventure, diciamo che è un capolavoro letterario, va letto. E poi tratta di un magistrato del sud che lavora e si afferma al nord e che a un certo punto decide di ritornare alla Rodi, si chiama così questo paese immaginario della Calabria, che potrebbe essere Lamezia, potrebbe essere Reggio, potrebbe essere Crotone o Locri, e però poi perché ama la sua terra, è un emigrante di ritorno. Ecco, il magistrato Vitale, Marcello Vitale, è un emigrante di ritorno. Il suo libro racconta
ha 20 racconti molto eterogenei, sia dal punto di vista del genere che dal punto di vista del plot. Qual è l'importanza di scegliere il punto di vista quando si scrivono dei racconti brevi? Beh, in questo caso il punto di vista era decisamente quello soggettivo, l'ho fatto apposta perché non volevo dare io un giudizio. I personaggi parlano, potremmo dire, a ruota libera, perché ognuno sta monologando con se stesso e racconta qualcosa che gli è accaduto, quindi lo racconta senza filtro. Per me questo era molto importante, non volevo scadere nel pedante e dare un giudizio sui vari personaggi, quindi proprio non c'è la scelta del plot è stata loro parlano e poi sarà il lettore nella sua lettura a fare la sua riflessione e approvare o meno i comportamenti dei personaggi. In alcune storie la cronaca arriva preponderante. Quanto è stata importante la cronaca e quanto l'ha in qualche modo amalgamata ai suoi 20 mondi? Beh, è stata importante nella misura in cui i fatti di cronaca in realtà non hanno nulla di elementare, intolleranze elementari le ho chiamate così perché sono quelle piccole intolleranze apparentemente non dannose, in realtà lo sono perché lo sono, le parole sono sempre dannose, le coercizioni anche se non sono accompagnate da violenza fisica sono sempre dannose. La cronaca l'ho inserita perché quelle intolleranze che non sono più elementari ma che invece sfociano veramente nella vera e propria tragedia sono un risultato del girare la testa dall'altra parte, del far finta di niente, del lasciare che parole negative, atteggiamenti negativi, giudizi negativi, spesso veramente senza nessun presupposto valido, si sedimentino. E quindi quello è, come dire, è il monito di ciò che può accadere se si lascia che le intolleranze elementari vadano per conto loro, sono elementari, poi dopo a un certo punto succede qualcosa e non lo sono più, quindi bisogna stare attenti. La scrittura è proprio per sua formula un'arte che va consumata da soli, va consumata nel proprio personale. Qual è secondo lei la lettura, l'importanza della lettura oggigiorno? Beh, allora, lo è oggi come nel passato, è fondamentale. Ciò che differenzia l'uomo dagli animali è la parola, una delle tante. E noi il nostro pensiero lo possiamo esprimere solo attraverso la parola. Come acquisiamo lo strumento della parola, che non è solamente conoscere quella manciata di lettere dell'alfabeto? Leggendo. Più leggiamo, più aumentiamo la nostra capacità di interpretazione, ma anche di espressione, e possiamo esprimere anche i nostri disagi. Chi non ha strumenti per parlare, cosa gli rimane? La violenza. Come faccio a convincerti della bontà delle mie idee versus le tue se non ho parole per dirlo, se non ho argomenti per cercare di convincerti, sempre che funzioni? Mi resta solamente la violenza, ti picchio e allora le mie argomentazioni saranno migliori delle tue, per cui la lettura è fondamentale. Tra l'altro la lettura apre un mondo di fantasia, per cui tutto ciò che tu leggi in parole poi lo vedi nella tua testa, e quello che vedo io non è quello che vedi tu. Per cui c'è anche una ricchezza, non andrebbe detto a un film festival, però veramente la lettura ha anche questa cosa, questo elemento in più di scatenare la fantasia, per cui poi ognuno riesce a trovare le immagini che più gli sono consone. Petrecca, prima volta al Magna Grecia Film Festival, ha avuto modo di respirare l'aria di Catanzaro e del festival? Assolutamente sì, e mi sono trovato bene, grazie a tutti, perché è davvero una manifestazione straordinaria, devo dire organizzata con grande dovizia di particolari, con grandi capacità, e soprattutto viva il cinema che lancia nuovi giovani e nuovi film, il cinema italiano che ha veramente bisogno di nuova linfa. Ecco, lei da direttore di Rai News 24, quindi insomma del canale All News italiano principale e assoluto, quale pensa che sia il ruolo dell'informazione anche per veicolare un'arte come il cinema che è in così grande crisi in questo momento? Beh, noi facciamo tantissimo, devo dire, Rai News 24 ha una rubrica di cultura generale dove dentro c'è un po' tutto, si chiama Tutti i frutti, ed è una rubrica che naturalmente contempla anche il cinema, racconta anche il cinema, i grandi attori e soprattutto incontra i grandi attori.
Però ecco, per rilanciare il cinema secondo me c'è bisogno di credere nei giovani e nel cinema giovane, nelle nuove anche iniziative e soprattutto di dare una mano anche dal punto di vista dei fondi. Per quello che riguarda la News 24 noi cerchiamo di fare servizio pubblico e quindi di mettere a disposizione del servizio pubblico e di chi ama il cinema tutte le nostre risorse per poter dare una mano proprio dal punto di vista proprio della creatività e del piacere di vedere e di godere il cinema. Lei, una domanda personale, qual è la sua tipologia di cinema preferito che va a vedere al cinema o che rivede in casa e non video? Allora, io sono un grande amante del cinema italiano, amo tantissimo i film con Favino, ultimamente ho visto tanti film con Favino, con i grandi attori, ma anche con quelli un po' più spiritosi, mi diverto anche a vedere delle commedie all'italiana che mi piacciono molto. Naturalmente il mio attore preferito in assoluto, essendo io romano, è Alberto Sordi, e quindi rivedo anche con i miei figli molto volentieri i film del vecchio cinema italiano. Però ecco, quando vado al cinema mi piace l'azione, quindi sono un grande appassionato di film alla 007 o Tom Cruise, tutta la serie, no? E quindi diciamo mi piace molto tenermi un po' così con l'adrenalina. Leonardo Metalli, qual è il ricordo che ci puoi dare di Lucio Dalla che ti ha stupito lavorando a questo documentario? Beh, intanto è l'altro documentario, il lato B di Lucio Dalla, quindi è una versione assolutamente diversa che vedrete in questo documentario, perché è stato fatto con la collaborazione della famiglia intera di Lucio, tutti i cugini, la Fondazione Dalla. Abbiamo ritrovato un Dalla inedito da quando a 5 anni andava sul palcoscenico e recitava proprio, sì, vero, in una compagnia teatrale, e faceva 1000 personaggi già allora. Così questi 1000 personaggi se li è portati dietro tutta la vita, le sue bugie, era un gran bugiardo, ma a fini di bene, diciamo, perché lui con queste bugie inventava delle storie, e queste storie poi sono diventate delle storie famose nei suoi dischi, che però non sono tutto, le sue canzoni non sono tutto, sono solo una parte del suo lavoro. Era anche un mimo, era anche un attore, era un bugiardo, ma era anche un diavoletto e un genio folle, un folletto geniale, come l'abbiamo chiamato così nel film. E questa è, diciamo, è l'ultima versione di Lucio, quella che ho avuto la fortuna di raccontare dopo aver visto tanto materiale e tanti documentari su Lucio in tutte le salse. Questa è la salsa diversa, diciamo. Fai un saluto al festival, un augurio. Ok. Magna Grecia Film Festival è un festival sicuramente che deve continuare a essere leader, perché rappresenta una regione fantastica, con un mare fantastico, una storia fantastica e un popolo veramente in gamba. Zibadron. Giù la penna, dopo 3 anni torni al Magna Grecia Film Festival, insomma ti puoi fare già un'idea di questo festival, qual è la tua idea dopo 3 anni al tuo ritorno? C'è la stessa energia, sono felicissima di essere qui e mi sento veramente a casa, come sempre. L'accoglienza è veramente strepitosa e poi dove c'è arte c'è casa per me. Dopo questo periodo di pandemia, cosa pensi di festival, tutto ciò che è live? Secondo te il live aiuterà a tirar fuori anche, insomma, a portare fuori di nuovo il pubblico e anche a risollevare le sorti del cinema, della musica, di tutta l'arte in generale? Assolutamente sì, c'è bisogno di coinvolgimento, di energia, e il fatto che sia ripartito tutto quanto, questa è una cosa molto importante per gli artisti, sia appunto nel cinema, nella musica, e il Magna Grecia Film Festival è veramente un'opportunità per tanti per farsi conoscere, e sono molto contenta oggi di salire sul palco.